Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Un nuovo video, diciamo, true crime. Anche se anche qui un crime questa volta non è stato fatto, però diciamo che parliamo di una figura piuttosto interessante che non ho visto trattata da nessuno in inglese e la potrei definire come la versione giapponese di Holly London. Non lo so perché questo personaggio mi ricorda particolarmente Holly London. Non so se sapete chi sia Holly London, ne ha parlato anche Percy in Corea. Però è praticamente, in realtà ne ho parlato anche io, mi sembra che ho fatto uno o due video, però è questo britannico che vuole assolutamente sembrare Jimin dei BTS e quindi si è fatto mille operazioni chirurgiche per diventare uguale a Jimin e questo è il risultato. Tra l'altro, piccolo dettaglio, piccolo perché appunto si parla di rimpicciolire dimensioni, di recente si è anche sottoposto, non so se si deve sottoporre a un intervento per ridurgli il pene, per farlo più simile a quello di un coreano. Che tra l'altro, anche qua su un discorso delle misure, io non so se realmente gli asiatici ce l'abbiano più corto o meno degli occidentali, sinceramente poco mi interessa. In tutta onestà ho seguito questo Holly London in tutti questi anni e sinceramente non penso che la sua intenzione sia quella di diventare coreano, la sua nazionalità non lo rappresenta e quindi lui si sente che praticamente è uscito allo scoperto, sapete quando non so come si dice uscire dall'armadio, si dice anche in italiano, come non binary e coreano, praticamente lui in realtà è coreano. Secondo me è uno che semplicemente vuole far parlare di sé in qualsiasi modo e in realtà è un troll continuo, io non penso che sia vero. Ma in ogni caso questo non è il video su Holly London, ma questo è il video su questo Aren, che ne ho parlato con anche degli amici stranieri e nessuno sembra conoscerlo, ma in realtà è un personaggio estremamente famoso in quest'ultimo periodo, specie negli ultimi 1-2 anni. E in realtà io avevo visto un programma suo tipo 5-6 anni fa in TV e mi aveva molto colpito. Io mi ricordo che l'avevano invitato nella stessa trasmissione insieme a Vanilla, di cui abbiamo parlato, abbiamo fatto un video qualche settimana fa, che era quella ragazza che voleva diventare a tutti i costi una bambola francese e c'è riuscita, se vogliamo, attraverso la chirurgia. Io mi ricordo, non so se riesco a trovare la clip, che però questo Aren era andato nello stesso programma in cui aveva partecipato anche lei e ha detto che voleva conoscerla e mi ricordo che aveva fatto un commento come se la cosa che più lo aveva colpito era il suo seno. Però lui in questa trasmissione ha detto che il suo obiettivo era quello di diventare il più simile possibile alla statua del David. Io ricordo che mi era sembrato particolarmente strano il suo aspetto fisico, però mai avrei potuto immaginare che questo ragazzo da così, che già aveva subito tantissime operazioni, si sarebbe trasformato in questo. Mamma mia, che cambiamento drastico. Ma in questo video vorrei un pochino andare a ripercorrere la sua storia e voglio sicuramente sapere anche cosa ne pensate pure voi. Parlando di Aren, quello che posso dire è che ho trovato questo articolo, che se volete vi linko anche in descrizione, e appunto, però in giapponese, in cui parla appunto della sua vita. Lui dice che da Ureko, Ureko vuol dire saper vendere, Ko sarebbe ragazzo, bambino, insomma, un uomo, insomma, giovane, anche dipende un po' dal contesto, quindi persona che si sa vendere. Lui infatti, per riuscire a raggiungere questo aspetto fisico, che può piacere o meno, lui per riuscire a raggiungere questo aspetto fisico, si sa, aveva bisogno di tantissimi soldi. Lui quello che dice è che in realtà ha subito anche lui più di 100 operazioni, 230.000 dollari, per riuscire a raggiungere questo ruolo. Lui ha detto che praticamente quando era nelle scuole elementari e nelle scuole medie lo prendevano tutti in giro per il suo aspetto fisico e quindi lui voleva in tutti i modi potersi migliorare. Per questo all'età di 17 anni ha scelto di scappare da tutte queste persone che lo prendevano in giro e è andato da solo a vivere a Tokyo. Tra gli anni 18 e 19 è stato invitato da un suo amico a un party dove erano presenti molte serie V, quindi molte persone, personaggi famosi.
E in questi party lui ha cominciato ad andarci sempre più spesso e diceva loro che aveva bisogno di soldi sia per potersi rifare che soldi per potersi pagare la scuola. Tra appunto i 19 e i 22 anni era riuscito a insomma farsi dare da questi Patreon, chiamiamoli, una cosa come 200.000 dollari e è iniziato a rifarsi un po' tutto da testa a fondo. Qua possiamo vedere le prime foto. Lui dice che il problema con il fatto che si sia rifatto non è tanto l'essersi rifatto in sé per sé quei soldi lì, perché in quel momento li aveva, ma il problema è che per potersi mantenere con quell'aspetto fisico aveva bisogno sempre di fare, lui dice, maintenance, quindi manutenzione. E che al momento, da quel momento in poi comunque ha continuato con l'operazione, il suo fisico è diventato sempre più drastico, è cambiato sempre di più, e praticamente gli costa una cosa come 13.000 euro al mese. Voi immaginatevi spendere Hapyaku Gojuman, quindi 1.500.000 di yen al mese, per poter mantenere un aspetto fisico del genere. Lui dice che ha estremamente paura di invecchiare e che anche dei dottori gli hanno detto che comunque invecchiando spunteranno delle rughe, e lui per poterlo evitare ha bisogno di continuare a farsi queste operazioni per mantenersi con questo aspetto. Durante il programma, tra l'altro, questo di cui sto leggendo l'articolo, gli hanno anche chiesto se c'è mai stato un doctor stop. E lui gli ha detto che praticamente ha avuto in passato delle persone che gli hanno detto di fermarsi, dei dottori che lo hanno messo in guardia, anche della Shonan Clinic, però lui diceva di non volersi fermare e se non trovava il dottore che era disposto a rifarlo, semplicemente andava dal prossimo e così via. E spesso lo fermavano perché gli dicevano che se si dovesse rifare ulteriormente sembrerebbe fushizen, quindi non naturale. Nell'ultimo periodo, da quando c'è stato il corona, devo dire che negli ultimi due anni l'ho visto costantemente in TV, in programmi, anche in pubblicità non l'ho visto molto spesso, però comunque è anche stato ospite in alcuni talk show e ha anche iniziato il suo canale YouTube. E la ragione per cui lui ha detto che ha iniziato a lavorare così tanto in TV e anche sui suoi canali social è perché da quando è iniziato il corona aveva sempre più difficoltà a incontrare queste sue persone che gli davano soldi per potersi rifare, quindi aveva bisogno di poter guadagnare di più, perché immaginatevi dover ogni mese guadagnare una cosa come 13.000 euro non per vivere la vostra vita, 13.000 euro solo per poter mantenere la vostra faccia. Sono veramente delle cifre assurde da dover spendere solamente nella faccia, però il problema è che sembra che si sia rifatto così tanto che è difficile tenerlo insieme, almeno questo è quello che più o meno presumo, perché se tu parli di mi devo mantenere, devo spendere 1.500.000 di yen per potermi mantenere, penso che quella sia la spiegazione. E ragazzi, in realtà non è che c'ho tantissimo da dire su questo personaggio. Anche lui sembra soddisfatto del suo aspetto fisico, del look che ha raggiunto, anche se appunto non l'ha raggiunto a poco prezzo, perché come vi dicevo ha questa spesa mensile non indifferente. Però a me queste storie lasciano sempre un filino l'amaro in bocca, non so voi, però mi fa sempre pensare. Tutto ciò però è partito da persone che lo prendevano in giro. Lui a 17 anni ha scelto di lasciare la scuola, non so se poi l'ha continuata a Tokyo, in realtà non ne ha mai parlato, però e se n'è andato da solo a vivere a Tokyo solo per allontanarsi da questi bulli che lo prendevano in giro per l'aspetto fisico. Anche se ho il sospetto che sia molto più preso in giro per il suo aspetto fisico adesso magari rispetto in passato, perché la cosa divertente è che anche lui, come tra l'altro Vanilla, era un bel ragazzo, cioè io da queste foto non mi sembra per nulla brutto delle foto prima, e anche nelle foto in cui ha iniziato a rifarsi non mi sembra per nulla male. Una cosa che però ho sentito, questa è un po' una voce, però ne hanno parlato anche dei giornali, mi sembra, no, non ricordo quale giornale, però ne hanno parlato di questa cosa, del fatto che in realtà ci sono veramente dei Patreon che lo seguono, gli danno dei soldi per potersi rifare, ma non per volontà di Aren, ma per volontà proprio della stessa persona che gli dà i soldi, magari dice io ti do questa cifra però ti devi rifare, tac tac tac. Quindi non lo so, mi ha ricordato molto, avete presente, non so se avete mai sentito quelle storie, che ci sono delle persone che hanno questi fetish,
che tipo vogliono vedere una persona ingrassare tantissimo. E questo succede spesso magari in alcune dinamiche di coppia, in alcuni matrimoni, quando c'è magari un marito che asseconda ogni capriccio, però chiamarlo capriccio non mi piace neanche, ogni desiderio magari della moglie, o viceversa, perché da una moglie che dà magari da mangiare un marito, o magari anche due mariti o due mogli, cioè ormai va bene qualsiasi cosa, l'importante è che ci sia amore, ma secondo me in questo tipo di relazione non c'è amore, perché se tu vedi che dai così tanto cibo all'altra persona che la porti a non potersi più muovere, sono quelle dinamiche difficili, però sono storie che ho visto e ho seguito molti documentari, magari potrei portarle su questo canale. Cioè, sono veramente quelle cose difficili, e questa dinamica che si realizza tra appunto questa persona che dà soldi a questo ragazzo per potersi rifare, o magari che gli dice di rifarsi con questi soldi, mi ha ricordato molto queste relazioni che ogni tanto si sente parlare in alcuni documentari. Faccio questa piccola aggiunta al video, visto che ho trovato il pezzo proprio di trasmissione, quella che era avvenuta appunto anni e anni prima, e in questa trasmissione si vede com'era prima e com'era dopo che si è rifatto le prime operazioni. Il risultato non era neanche così drastico, nel senso molto diverso dal look che sfoggia adesso questo Aren. E la domanda che comunque una delle presentatrici gli fa: ma scusami, ma come facevi ad avere già 15 milioni di yen all'età di 20 anni? Cioè, comunque si tratta di 130.000 euro, io non so quanti ventenni hanno in tasca 130.000 euro per poter spendere per il proprio aspetto fisico. Io a 20 anni non penso di averli avuti. E quello che lui ha risposto è che ci sono state delle ragazze che gli hanno dato i soldi appunto per potersi rifare e poterli usare per la propria bellezza. E la presentatrice dice: delle ragazze più grandi? E lui: sì sì, delle ragazze più grandi. Cioè, immaginatevi avere queste ragazze definite toshi, appunto delle ragazze come dei Patreon, che sono disposte a dare questi soldi per potersi rifare. Il motivo è perché lui voleva arrivare alla faccia a cui lui aspirava, appunto la Riso no Kao. E quella che lui dice è che è la Davide Zo, ovvero la statua del Davide. E la cosa che prima di tutto lui ha voluto cambiare è stato il naso, lo voleva alzare proprio per farlo più simile a quello del Davide. Il costo era di 10.000 euro, quindi anche tantissimo. Successivamente ha voluto rimuovere le rughe che aveva sul volto, che poi mi viene da dire: che rughe può avere un ragazzo di 20 anni? Ma lasciamo perdere. Ma quello che lui dice è che attraverso l'uso del Botox proprio in questa zona, questa è una cosa che si fa in Asia, riescono praticamente un filino a ammorbidire i muscoli che si hanno sulla faccia, appunto perché vengono un po', non so se il termine è giusto, quello di atrofizzato, però praticamente siccome non li usi si sgonfiano e quindi la faccia risulta più fine. Successivamente è passato anche a rifarsi per Rokujū Mayen, quindi una cosa come 5.000 euro, il mento, per poterlo fare un pochino più a punta. E infine si è voluto rifare gli occhi. A differenza di molti asiatici, questo ragazzo aveva già la double eyelid, quindi aveva già questa specie di taglio che gli occidentali in media hanno, non tutti però, sopra gli occhi, però voleva questi occhi ancora più grandi e per questo motivo ha subito un'operazione chirurgica per poterli ingigantire. E inoltre si è inserito anche dell'acido ialuronico sotto per poter fare questa namida bukuro, viene chiamata in giapponese, sarebbe la borsa delle lacrime, che è questa parte sotto gli occhi. In realtà questa moda di aggiungersi questa specie di borsa sotto gli occhi, che fa un po' ridere magari per molti noi italiani perché vorremmo nasconderla, però era proprio un trend che c'era in Giappone, fa sembrare l'occhio più grande. È stato un trend che è stato portato avanti soprattutto dalla cantante Chiari Pamio Pamio, e negli ultimi anni è andato un po' a disperdersi, però ci sono ancora molte persone, tra cui Vanilla e questo ragazzo, che adorano questo tipo di estetica. Evidentemente il costo degli occhi è stato anche qua di 4.000 euro. Quello che lui ha fatto, vabbè, innanzitutto si è aumentato appunto questo effetto double eyelid, e poi ha fatto delle incisioni all'esterno e all'interno dell'occhio per poterli allungare. In questo anno quindi lui ha finito per spendere 130.000 euro per farsi tutte queste operazioni. E questo ragazzo durante questa trasmissione ha detto che aveva 5 Patreon, quindi 5 ragazze che erano disposte a dargli dei soldi per il suo lifestyle, perché non si trattava solo di bellezza ma anche del suo look. Per esempio indossava questa giacca che gli era costata una cosa come 8.000 euro, e in totale è riuscito a farsi dare da queste ragazze qualche oku,
quindi qualche milione di euro. In questa trasmissione lui fa anche vedere che in una giornata tipo lui va praticamente quasi tutti i giorni a rifarsi qualcosa, ma a farsi delle iniezioni, a farsi dell'IV e anche a poi a mangiare delle cose costose, che però prende dei supplementi per poter non ingrassare. E ha detto che i supplementi che lui prende sono queste pasticche, ben 34 ad ogni pasto. E pensate che solo di supplementi lui spende una cosa come Nijuman, quindi 1800 euro. Inoltre in questa trasmissione veniva anche detto per quale motivo lui veniva preso in giro quando era alle scuole, e il motivo per cui lo prendevano in giro è perché lui sembrava una ragazza e quindi gli dicevano che non era abbastanza maschio, e per questo motivo veniva preso in giro dai suoi compagni di scuola. E sembra che tra l'altro lui aveva per lo più ragazze amiche a scuola, tuttavia dal momento che veniva preso in giro appunto dagli altri compagni lo hanno un po' pian piano isolato, e anche le ragazze hanno iniziato a fare i musci, quindi a smettere di parlargli e ignorarlo completamente. E questa situazione è andata avanti anche alle scuole medie e poi anche all'inizio delle superiori. Per questo motivo all'età di 17 anni lui si è trasferito a Tokyo e ha voluto vendicarsi di questi suoi bulli che lo prendevano in giro cambiando completamente faccia, e per questo in un anno la sua faccia è cambiata da così a così, che all'inizio devo dire era anche abbastanza risono, cao, magari la faccia a cui molti aspirano, però secondo me non è stato in grado di fermarsi in tempo. Vanilla, diciamo, si è comportata in modo più carino rispetto alle altre donne che erano insomma presenti in trasmissione, forse perché anche lei a sua volta era stata bullizzata, quindi forse poteva immaginarsi e immedesimarsi un pochino di più in questo ragazzo. Però quello che lei ha detto è che sostanzialmente che io ho dovuto lavorare sodo come hostess nei club notturni per potermi mettere da parte questi soldi e potermi rifare, mentre tu ti stai facendo dare dei soldi da delle donne che però non sono delle tue clienti, sono delle donne che scelgono di darti questi soldi per poterti rifare, quindi è una situazione ben diversa. Se tu vuoi veramente che questi ragazzi che ti prendevano in giro a scuola finiscono per invidiarti, devi riuscire a fare qualcosa che possa fare Son Kei, quindi che abbia una certa quantità di rispetto, quindi devi essere rispettato per poter essere invidiato, quindi non importa quanti soldi hai e quanti soldi riesci ad avere, se sono soldi che ti danno delle altre donne ricche, ma devono essere soldi che sei riuscito a guadagnarti con il tuo sudore per poter essere invidiato da questi altri ragazzi. Questo è quello che gli ha detto Vanilla. E è anche stata carina, devo dire, una comica che ha parlato poi in seguito, che a sua volta ha detto in modo molto più sensibile rispetto alle tre oche che erano sedute lì davanti, scusate il termine, ma cioè veramente se vi traducessi questa intera trasmissione sono sicuro che anche voi la pensereste come me. Quello che gli ha detto anche io venivo presa tantissimo in giro per il mio aspetto fisico quando ero alle elementari, le medie, però quello che io ho fatto è voglio vivere la mia vita il più felice possibile, e poi se per caso arriverai giorni che dovessi riconfrontarmi con queste persone che mi hanno preso in giro riderei, perché sono una donna felice e se dovessero invidiarmi o meno non mi importerebbe. Questo è tutto quello che penso, io voglio essere felice per me, non mi importa quello che pensano gli altri. Secondo me questa è stata l'unica persona che ha avuto un briciolo di sensibilità, oltre anche se volete Vanilla, anche se è intervenuta poco, gli hanno fatto dire probabilmente quello che si aspettavano da lei. È stata l'unica che secondo me in qualche modo è stata gentile e comprensiva nei suoi confronti, ecco. Io credo che questo ragazzo abbia parecchie insicurezze, o almeno così mi è sembrato, non lo so, ma da questo sguardo in alcune foto o in alcune interviste sembra quasi che stia recitando, non sembra veramente soddisfatto del suo aspetto fisico. Ho trovato tante differenze tra le sue apparizioni e quelle magari di Vanilla, cioè sembra più che questa sua faccia che si è creato sia più come una maschera più che un risultato che lui avesse voluto raggiungere, e sembra quasi che abbia una dipendenza proprio da queste persone che gli danno questi soldi e da tutta questa chirurgia e mondo della chirurgia, perché non sembra proprio che abbia intenzione di fermarsi e sembra che non raggiungerà mai il punto oltre la cui soglia lui si possa sentire soddisfatto. Ragazzi, a me ha dato questa impressione, ovviamente non voglio condizionarvi, non sono qui a dare sentenze e non fatelo per favore anche voi, però sono curioso comunque in modo educato di
capire anche che cosa ne pensate voi, però sono davvero curioso di sapere anche la vostra opinione e leggerla qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio ancora una volta per esservi visto in questo video, vi chiederei di lasciare un mi piace e spero di vedervi anche nel prossimo video. Un ciao da Seba, ciao e alla prossima.